I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Teachmill e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Teachmill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Teachmill, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Teachmill UK LTD e Teachmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, primo appuntamento del mese con Tony Cioli-Puviani. Ci siamo lasciati alle spalle un mese terribile, marzo. Speriamo che le cose un po' migliorino ad aprile. Allora, prima di entrare nel vivo, vi faccio una breve presentazione del broker che rappresento è Teachmill. Teachmill è un broker non dealing desk. Significa che tutte le operazioni che i clienti inseriscono in macchina vengono inviate ai liquidity provider senza nessun intervento da parte del broker in manuale. La regolamentazione FCA UK con fondi segregati e separati dalla società assicurati fino a 85.000 sterlina. Non ci sono requote, non ci sono limitazioni sulle strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune e la velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,1 secondo garantita grazie a 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con le commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è una mappa dei nostri server, quelli più importanti: Londra, North Virginia e Tokyo. Poi ci sono numerosi di backup e potete comparare in qualsiasi momento l'offerta spread e commissioni di Teachmill con gli altri broker da un sito esterno, MyFXBook, e potete notare come quasi sempre le commissioni, inclusi gli spread, siano tra le più basse del mercato. Grazie a queste caratteristiche, per 2 anni di fila Teachmill è stata premiata come miglior broker per esecuzioni ordini. Allora, breve presentazione del broker finita e mi sposto in piattaforma e do il benvenuto a Tony. Ciao Buongiorno Tony, buon pomeriggio. a tutti, buongiorno, siamo qui tutti in casa. Comincio a stancarmi, anch'io sono forte, però comincio a Inizia a stancarmi. sentire. Sì, no, infatti parlavo con Giuseppe Cericola, che è ginevrino, prima di collegarci, e lui mi diceva: ma sei in zona rossa, sei in zona verde? Dico: ma qui siamo tutti in zona rossa, dalla Perché qui non provincia c'è nostra. lockdown, qui a Ginevra fanno un po' quello che vogliono, quindi in effetti, nonostante abbia il più alto indice la Svizzera tra contagiati rispetto alla popolazione, non siamo in pieno lockdown. Quindi per questo poi io ho detto quarantena anche un termine improprio, ma in realtà è una situazione sicuramente molto stressante che speriamo che passi presto. Tony, io dicevo, vedo molte domande. Di solito noi non riusciamo mai a rispondere a tutte le Partire con domande. le domande, no, non c'ho niente di particolare, tanto poi mi viene da dirlo mentre rispondo. Partiamo con le domande, perché poi se ce ne sono 5-6 rimangono sempre inevase o le facciamo velocemente. Tanto diciamo che è calata un po' la volatilità, abbiamo notato. Avevo previsto la settimana scorsa che i listini sarebbero scesi, ci ho preso solo, diciamo, molto bene il venerdì pomeriggio, che poi in effetti alle 8 di sera è venuto giù, alle 9 di sera l'ultima mezz'ora è stata non di fuoco, ancora di più, però aveva fatto anche un'up. Anche lunedì mattina è partita malissimo a mezzanotte, per poi andare benissimo e rimontare tutto il gap down. Poi martedì mi sembra una buona giornata, mercoledì ieri bruttina, mercoledì insomma stavo guardando un po' gli scostamenti, sono leggermente positivi.
niente di che, però è stata, diciamolo, una settimana interlocutoria, sempre molto ma molto volatile, poi ne parliamo di questa volatilità, molto ma molto volatile, quindi grande indecisione, evidentemente i prezzi sono interessanti per qualcuno, per me rimangono ancora un po' cari, anche perché i problemi sono del tutto indefiniti ancora. Non vuol dire che ci saranno però sorprese negative, però ancora non si sa proprio dove andremo a finire, quando partiremo a fare l'economia potrà ripartire, quando, perché qui i rischi sono tantissimi, si sta andando verso uno stato sociale, stiamo facendo lo sperimento del socialismo reale, come erano in Russia fino a 10-15 anni fa, le file nei supermercati, i negozi privati chiusi, autorizzazioni per andare in giro col fogliettino, pochissime macchine, domanda aggregata di consumo nulla se non per generi alimentari, vestiario, non vendono niente, per cui tarpata l'iniziativa privata, autorizzazioni per tutto, la sera c'è il discorso o del Presidente del Consiglio o della delegazione dei medici, poi c'è i due milanesi lì, o Fontana o quell'altro, sono anche simpatici, quel signore, adesso non mi viene in mente, ma te Giuseppe non mi puoi aiutare, comunque quell'assessore milanese che è simpatico, insomma stiamo No, vivendo. De Luca è campano, diceva Vincenzo. No, De Luca è campano. No, De Luca fa morire da ridere, è simpaticissimo. De Luca è stata la sorpresa, lo conoscevamo, ma è stata la sorpresa perché lui è un incazzato forte, forte, forte. Le fanno le parodie, però è anche simpatico, insomma, sicuramente simpatico. E niente, cominciamo un po' a stancarci perché, insomma, cos'è la quarta, la quinta, poi fanno queste cose che mi nervosiscono. A noi ci dicono è rimandata, doveva finire domani in teoria, ma tutti già ridono. E poi l'hanno rimandata al 14 di aprile, insomma, e poi dicono: ma non si finisce più. Comunque, dai, andiamo con le domande, poi vediamo. Beh sì, allora, diciamo, allora partiamo con la situazione sugli indici americani perché Andrea chiede, posso chiedere al mago se per lui i mercati USA abbiano già scontato abbondantemente in anticipo le perdite, vedendo l'S&P che non riesce a rompere il supporto a 2430. Grazie e complimenti per questi aiuti perché sono un neofita. E aggiungerei, Tony, non so se hai letto JP Morgan, il pensiero di JP Morgan, che per loro il peggio è passato, che quindi abbiamo già visto i minimi. Non so cosa ne pensi sulla view sia di JP Morgan che della domanda di Andrea. Ma allora, per quello che dice JP Morgan, io sinceramente io faccio le weekly note, le prime due ero positivo quando avevamo anche l'indice FTSE MIB sui 14 un pelo, eravamo sotto i 7.000 di Nasdaq 100, 2.350, 2.3. Poi c'è stato quel rialzo quando le banche centrali sono intervenute, c'è stato un importante rialzo, non questa settimana che sta finendo, ma quella precedente. Addirittura in 4 giorni si è fatto mediamente il 20%, e adesso questa settimana di stabilizzazione leggermente positiva, che effettivamente, insomma, anche da un punto di vista tecnico, si sta cercando di metabolizzare il grande rialzo della terza settimana di marzo, diciamo. E quindi, oddio, i minimi sono già visti così, non sono previsioni che hanno un valore relativamente modesto, anche se siamo distanti da questi minimi, per cui non è una boutade dire i minimi li abbiamo già visti, perché insomma c'è un valore circa, adesso ve lo dico, proprio sul minimo intraday dei minimi, c'è un valore del 13-14% sopra, ad esempio il FIB che è stato poco sopra i 14.000, l'indice italiano, adesso siamo a 16.6 l'indice, per cui 2.500 punti, che grosso modo è un 15%, insomma lo stesso DAX
arrivato sull'orlo degli 8.000 punti, siamo a 9,5, vuol dire un 16%, vedete, stesso discorso Nasdaq 100, abbiamo visto 6,7, siamo a 7,7, insomma 7,650, per cui 900 punti è un solito, un 14-15% in più. È chiaro che uno può stare con gli occhioni a fare mille, quello che mi nervosisco, uno può stare a guardare mille grafici e tutto quello, questo fidatemi di me, non state a ascoltare chi crede, sono persone così. Guardare mille grafici, mille setup, mille angoli, mille ciclici, se poi dirà ci ho preso, ci ho preso, ci ho preso, se effettivamente ci ha preso per caso, come me, io ci ho preso molte volte per caso. Cioè non è. Perché in questa situazione qui, evidentemente non sappiamo come andrà a finire. New York, addirittura Trump ha detto con 100.000 morti mi stimo, e quindi l'effetto deflagrazione che ci sarà sull'economia e tutto quello che ne consegue è ancora difficilmente valutabile. E cosa faranno poi in Italia? Patrimoniale? Ragazzi, hanno dato 600 euro, sentivo stamattina, a 4 si rischia, insomma, ci sono 4 milioni tra professionisti, partite IVE e quel genere lì. E 600 euro per 4 milioni sono 2 miliardi e 4 e più tutte le casse integrazioni. Insomma, ci sono delle cose veramente, veramente drammatiche dal punto di vista dei conti. Però, insomma, le banche centrali si sono fatte sentire, io sono neutral, io lo dico, ero. La settimana scorsa ho detto abbiamo corso troppo, secondo me scende questa settimana le guardavo prima è salita un po', non molto, non molto, però un po' salita. Ieri sera eravamo pari, adesso insomma sta reagendo rispetto alle aperture di stamattina, non molto. Parliamo anche già di oggi, oggi per il quinto o il quarto venerdì di seguito c'è la tragedia del venerdì con poi i future settimanali del sabato e la domenica negativi. Ricordiamoci che anche la settimana scorsa i future domenicali sono stati sempre negativi e la partenza a mezzanotte, questa volta a mezzanotte non alle 11, degli indici americani fu molto brutta, però riassorbita subito nel giro di mezz'ora, addirittura poi abbiamo aperto verde, per cui le stanno facendo di tutti i colori. Io proprio lo dico spassionatamente, quanto lo scrivo anche nelle mie weekly note, non ho scritto questa settimana, non scrivo neanche domani, entriamo gradualmente. A me piace entrare quando le persone mi commentano, come un tal Fabio Oreste, che dice: ma tu sei ottimista, ma che cacchio dici? Io 20 anni che faccio sto lavoro, tipo spaventoso, io non l'ho cagato, però c'è ancora, che mi offendeva perché avevo detto attenzione, cominciamo a investire, ma eravamo 10-12% sotto e così ho fatto anche la settimana dopo. Apre. Io sul denaro non mi piace di stile per gli investimenti, anche perché sono cose che magari avremo tra 2 o 3 anni, quindi abbiamo tutto il tempo, non credo che scappi via particolarmente niente. Non dico che sono prezzi folli, perché poi dopo abbiamo già visto 8.000 di Nasdaq, 7.995 e adesso siamo a 7.6, abbiamo visto ben di più di 2.6 di S&P, siamo a 2.5, insomma abbiamo visto più di 10, insomma ci sono prezzi intermedi, sono sincero, è faticoso per me dare un'opportunità di buy in questo momento, è faticoso dire buy perché alla fine sì, come faccio fatica a dire a shortarmi volentieri, ecco, shortarmi sì per un attimo, però è un po' stavolta mi hanno un po' confuso, posso dire solo una cosa, posso dire solo una cosa, che l'alta volatilità che c'è, questo è un dato oggettivo, e la volatilità la vediamo perché stamattina prendo un indice, lo Standard & Poor's, l'abbiamo visto a 2,470, poi l'abbiamo rivisto a 2,530, adesso sta riscendendo verso 2,510, poi ha ribattuto il massimo, poi no fail parol ha bucato addirittura 2,490. Guardiamo anche il Nasdaq 100, insomma stamattina non teneva i pezzi, adesso è ritornato sui massimi di ieri, quasi sulla parità, poi dice, insomma la volatilità infraday è ancora notevole.
ancora notevole. E la volatilità è simbolo di incertezza. E quando c'è questa microvolatilità non direzionale, perché oggi non è una giornata direzionale, diciamo che al momento è una giornata tecnicamente di recupero sul gap down iniziale. Ecco, sui future americani l'Asia è andata male, è partita molto bassa e stentatamente sta cercando di recuperare. Però se andiamo a vedere Standard & Poor's meno 0,22, Nasdaq 100 meno 0,23, andiamo a vedere FTSE MIB meno 1,34 e Germania meno 0,12. Tutti gli indici sono negativi. Per cui una giornata balorda e io non sono, sapete che mi piace essere positivi in genere in questo clima, non sono positivo. Io non caldeggerei né degli investimenti né dei long. 2,530 come livello. Sì, oggi, allora, se mi parla di livello infraday, sono d'accordissimo, sembra quasi, ci ha fatto due o tre tentativi anche stanotte, e poi il tipo di rimbalzo, io come lo vedo il livello quando lo tocca? La velocità con cui al tocco del livello, la qualità del movimento con cui al tocco del livello riscende. Effettivamente, anche poco fa ha fatto un tentativo, ne ha fatti tre, diciamo, con quello di stanotte. Adesso vado anch'io a guardarmi il grafico del future dello Standard & Poor's, così do la conferma. Anche se io oggi guardo, da quando mi hanno fermato il FIB, perché io su una roba che non si può shortare, per principio non ci gioco. Per me devono essere puniti quelli della Consob perché stanno rovinando l'indice italiano. Sono dei disgraziati, lo dico, mi prendo la responsabilità dei disgraziati perché l'Italia che ha bisogno non ci fanno andare gli investitori, di speculazioni, non ci gioca nessuno. Io sono uno che ama il FIB, è la prima volta da quando è nato il FIB, che quasi non lo guardo perché non è elastico, anche se ci giochi solo long fa degli scattini gratuiti. Cioè, io ho provato due o tre long, ma ti prende un colpo perché è inelastico, non c'è nessuno che short e compra, per cui ti fa quei guizzetti, se ti scende non sai più come fare, non puoi, insomma, fa schifo giocare sul FIB, per cui purtroppo professionalmente devo seguire i titoli italiani perché collaboro con Fontobella e emettere dei certificati, però a me il FIB fa schifo. Guardate come scende. E quindi concordo col collega, faccio come lapidari, concordo col collega, concordo col collega che questa area qui, per quanto io non è che sia un gran tecnico, però alcune cose mi piace anche a me guardarle. Una, due, tre, come ieri sera si è configurato un triplo massimo d'autore, direi d'autore, perché abbiamo ieri appunto a mezzanotte che ha provato e poi è risceso giù. Poi ci ha provato un po' prima del non fai per, insomma, questo 2,525, 2,526 per l'esattezza, concordo che è una bella resistenza e difficilmente credo che oggi sarà violata. Tra i due penso più che vada giù. Detta questa, voglio invitare però, questo lo dico veramente con affetto, se doveste anche andare a 2531, siccome ha rotto la resistenza, non andarmela a comprare proprio il venerdì sera prima del weekend. Questo ti scongiuro di non farmi il breakout a 2531 perché ha rotto la resistenza. Perché insomma, andare a comprare sui massimi dopo un rally di 70 punti, 60, 70, minimo di 270 non è clima da fare. Così ho risposto alle prime due domande. Vediamo se ce ne sono ancora. Sì, ce ne sono tantissime. Diciamo che l'altro strumento che molti, in cui molti sono esposti, è anche il sottoscritto, ma ne abbiamo parlato lunedì. Poi vi invito ad andare a rivedere la registrazione di lunedì perché abbiamo spiegato un po' anche i costi che ci sono dietro, per le varie scadenze di future. Sto parlando del WTI, del petrolio. Marco chiede cosa ne pensi del WTI, rialzerà la testa definitivamente oppure riscenderà sotto i 20 dollari al barile? Allora, guarda, sul WTI, che è la mia passione, perché è la cosa più divertente, proprio godo leggere di geopolitica, godo. C'era un'intervista bellissima di Scaroni, fatto da un giornalista che mi sembra si chiami Sissi Bellomo, a pagina 5 del Sole 24 Ore di domenica. Comunque si trova anche su internet, Scaroni, Bellomo, Eni, Petrolio.
lui era ex amministratore delegato dell'ENI, e l'ha spiegato molto, 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 molto ben bene. Guardate come scende, scusate, guardate come sta scendendo, vedete come fregano, come la volatilità. Scusate, faccio interventi anche di mercato perché io ovviamente sto seguendo il mercato anche molto. E dunque, il petrolio ha risentito ed è balzato parecchio su delle voci messe solo da Trump. Attenzione, da Trump, che è un furbone, magari che ha fatto, che ha dato long lui e i suoi compari di oil, perché Trump le ha fatte di tutti i colori l'anno scorso, per cui ha qualche amico. E Trump ha fatto un'esternazione molto importante ieri, dove diceva che secondo lui, o probabilmente, arabi e russi si stavano mettendo d'accordo. E quindi voi sapete che il prezzo del petrolio sostanzialmente sta crollando, è crollato per due motivi. Primo è perché mancano 15 milioni al giorno, 15 milioni al giorno di barili di petrolio che si consumavano. Il consumo pre-coronavirus era 100 milioni al giorno. Oh, non è che me lo invento, sono io leggo, mi segno le cose. E le ripeto a pappagallo, è ovvio che non è che ho i report del petrolio dalle agenzie ufficiali. Io leggo le cose belle me le segno in tutta un'agenda di petrolio, le confermo se il sole 24 ore, siti Reuters, stampa straniera, insomma, così. E poi l'intervista a Scaroni e diceva questi 100 milioni, tra l'altro lo sapevamo, sono diventati 85 e in questo momento. Cosa è successo? Che arabi e russi non si sono messi d'accordo per il taglio, ma ovviamente, come ho già spiegato più volte, il maggiore danno lo hanno gli arabi perché stanno morendo di fame, ma i russi invece hanno tante altre cose per poter campare, per cui subiscono meno la pressione del prezzo basso, ma gli americani in Texas stanno veramente a pezzi, stanno fallendo delle grosse aziende. Tra l'altro sponsorizzate dallo Stato, stanno veramente andando malissimo le obbligazioni, forse qualcuna è già fallita e quindi si rischia un forte tasso di disoccupazione. Tra l'altro se crollano tutto, russi e arabi riconquistano le quote del shale oil americani. Adesso Trump, secondo i più fini analisti, tenterà lui la carta di riduzione, cioè andrà a cercare lui gli arabi e i russi per dirgli per favore siamo d'accordo, siamo d'accordo, calo anch'io, perché in questa intervista emerge che lo strapotere americano, l'imperialismo e il loro modo di agire dal punto di vista storico, su cose che imparo leggendole, hanno sempre avuto l'orgoglio di non essere mai scesi a patti con nessuno, col petrolio, e loro non hanno mai fatto accordi con OPEC, con i russi, con il Venezuela, con la Norvegia, per la riduzione di barili. Loro fanno come gli pare. E quindi hanno progressivamente conquistato tutte le quote, tant'è vero che non sono più esportatori, addirittura, non sono più importatori, addirittura qualcosa esportano, sembrerebbe così. E quindi, secondo me, invece, come dicevano i future ufficiali, guardate i future ufficiali, purtroppo si fa fatica a trovarli anche con motori di ricerca. Un mio amico Nazareno me l'ha trovati su Interactive Broker, e il future ufficiale di giugno quotava già 28 dollari e mezzo, quando il future aprile era 21. Per cui vedete com'è bella la borsa, e quindi c'erano degli swap anche importanti da parte dei CFD, cioè non vi regalano niente perché immaginano questo accordo. Secondo me, alla fine Trump cederà, però il petrolio si ferma a 32, 33, 34, 32, 33. Perché? Perché anche o Trump proprio dice si cala le braghe, ma non lo fa, ma sarà interesse sempre di arabi. E arabi e russi mantenere il prezzo del petrolio non sui 40 a quel punto, perché così danno la stoccata definitiva ai shale oil che hanno un costo di produzione del petrolio sui 40 dollari, escluso alcune zone
pregiata del Permian, che è una località importante del centro del Texas, nord-centro, Permian si chiama, che lì si riesce a fare a 28-29, quindi questo è il gioco. Per cui io sul petrolio, secondo me, può arrivare a 32-33 tranquillamente, però attenzione, attenzione, il future già a quotazione maggio sostanzialmente sconta questo adesso. E quindi grossi vantaggi non ce ne sono. Comunque è una view leggermente positiva. Queste voci, forse, attenzione che l'ha fatto uscire Trump per dei giochi così, dovessero smentire tutto, si ritorna a 21, per cui non state troppo overnight, o se ci state, state con delle fish amatoriali, che anche se perdete 200 euro non succede niente, insomma, non fate come è successo già due o tre volte con dei gap down del petrolio che hanno fatto chiudere anche alcune banche, alcune società di intermediazione, con l'ultimo quando aprì a 20 dollari da 40, perché con le leve così il petrolio adesso è ritornato a 26 e mezzo, 27, metti che ci sia una smentita da parte degli arabi e di Putin ufficiale, può tornare a 21 e allora ti perde un 20%, insomma. È meglio evitare questi rischi. Per cui sul petrolio va bene, è leggermente positivo, però dipenderà tutto dalla verità, che se ha detto la verità Trump, ma a forza alla fine credo che arriverà a un accordo perché conviene a tutti e si arriverà oltre i 30 dollari. Presto, Perfetto, Tony. Aggiungo anche un commento sul WTI di Bernardo che dice che le scadenze dei contratti future del WTI sono prezzate in progressivo aumento. Prima ho fatto vedere un sito MarketWatch dove riportavo le scadenze dei future per appunto seguire il discorso di Tony. Marzo 2021 è prezzato a 34,62. Però poi Bernardo ti chiede, la scadenza di marzo del 2021 nell'S&P è invece a 2500. Secondo te cosa sta scontando il mercato sull'S&P? oddio, la scadenza marzo? La scadenza. Marzo 2021 che è lontanissimo. No, 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 non sta scontando. Allora, questo proprio. Se c'è uno in Italia che può parlare di queste cose, uno solo può parlare di queste cose con l'immodestia che mi caratterizza, sono io. Non lo sanno, queste cose qui le so io. Le so io. Bene. Sarà qualcun altro, ma non lo sanno per sentito dire. Allora, gli indici azionari, per definizione, non hanno quel contango o la backwardation, ovvero non hanno un prezzo funzione delle attese degli operatori future, come il petrolio, come il VIX, come le materie prime, come potrebbero avere altri strumenti. No. State certo che non è che me lo invento, vi ci metto la faccia. Se scoprite che qualcuno vi dice così, ci mettiamo d'accordo e poi vedrete che ho ragione. Quindi, quando voi vedete delle quotazioni differenti del marzo 2021, eccetera, questo è funzione solo di due elementi: tasso di interesse, dividendi e flusso cedolare, che viene presunto. Viene presunto, tanto è vero che la differenza tra future e indice italiano fino a 10 giorni fa era 360-370 punti, adesso si è ridotta a poco più di 100 perché il flusso cedolare che avevano presunto era sbagliato perché Banca Intesa, Unicredit, probabilmente Generale e tantissime altre azioni non daranno dividendo. Quindi se tu mi vedi un 2005 e oggi un 2005, c'è solo un motivo, probabilmente perché i tassi sono a zero e quindi non c'è più quel contango, che va bene chiamarlo contango, di natura solo esclusivamente finanziaria, che era il tasso di interesse che il future incorporava dal fatto che assicurandoti oggi l'acquisto di un paniere a 2005, assicurandoti oggi l'acquisto di un paniere a 2005, ovviamente, rispetto a chi oggi compra lo stesso paniere cash, doveva avere un handicap, ovvero il tasso di interesse. Per cui un 2 era l'1,5, il tasso a un anno è un 1%, allora doveva costare 25 punti in più. Vi assicuro che ve lo risentite questo quando rimettono il filmato, ma
per gli indici, le differenze tra indice e future dipendono solo ed esclusivamente dal flusso cedolare, che ad esempio l'Eurex non lo prevede, DAX non c'ha flusso cedolare perché un total return, si chiama così, cioè incorpora già il valore dei dividendi, credo anche il BEX, l'indice BEX. E non vorrei sbagliare, però qui potrei sbagliare, non ho certezza, probabilmente anche l'Eurostox. Il DAX sono sicuro, il BEX sono sicuro. L'Eurostox, forse qualcuno di voi lo sa, credo che non. Mentre tutti gli altri indici, compreso Nasdaq, Standard & Poor's, FTSE MIB, CAC 40, IBEX, sono indici che dal momento, ma l'Italia si vede bene perché ha dei bei polpettoni di dividendi, dal momento che staccano i dividendi perdono qualcosina. Chi fa i future con i CFD, ad esempio, si accorgerà che se rimane in posizione short a lungo tempo del Nasdaq, ogni tanto il broker, cioè Giuseppe, gli toglie qualche cosa per pagamento dividendo. Io l'ho già visto in questi report. Perché se c'è l'Apple che stacca il dividendo trimestrale, incide per 0,7 punti di uno che so è, sono 14 euro di swap. E così via dicendo. Per cui la spiegazione è perché 2,5 vale così, perché sostanzialmente il costo del denaro anche in America da 3 settimane è zero. Quindi, senza Altra interesse. lezione, altra lezione di Tony, ti ringrazio. Allora, diciamo che il fulcro delle domande è tutto sul WTI. Ad esempio, Pietro chiede, facendo un confronto con l'economia reale tra i future, dice: ok, mettiamo che vada a 32 a 34 il petrolio, ma fino a quando non ci sarà il vaccino, il mondo non consuma petrolio e la sola Cina non basta, almeno per 6 mesi, oppure no? Mi rifai la scusami. Allora, Pietro ti chiede, mettiamo che vada a 32-34 il petrolio, ma fino a quando non ci sarà il vaccino, il mondo non consuma petrolio e la sola Cina non basta, almeno per 6 mesi, oppure no? Scusa, proprio non ho capito la domanda, ma in che. Pietro dice, siccome il mondo non parte, proprio perché comunque se non trovano il vaccino, magari i lockdown durano per 2 o 3 mesi. Per almeno 6 mesi non vedremo comunque un consumo del petrolio, quindi il prezzo sostanzialmente dovrebbe rimanere comunque basso, visto che Sì, comunque. no, allora sì, avevo capito bene, ok. Forse te l'ho letta male io, scusami, No, Tony. sì, no, adesso l'ho capita, sì, ho capito, il ragionamento è giusto, infatti 15 milioni di barili in meno sono derivati in buona parte dal minor consumo dei cinesi, che adesso non lo stiano aumentando, ma dal minor consumo generalizzato e delle richieste generalizzate che tutto il mondo ha, e sono 15 milioni al mondo. Però attenzione, che il prezzo del petrolio ha due elementi, cioè come funziona il prezzo? Questo è proprio microeconomia. C'è la legge della domanda e la legge dell'offerta. La legge della domanda è che è in questa maniera qui, più c'è una retta positiva, se nell'asse cartesiano mettiamo prezzi e quantità, più il prezzo è alto, più cala la domanda, più il prezzo è basso, più la quantità di richiesta è notevole. Però c'è anche l'offerta, per cui l'incrocio tra domanda e offerta genera il prezzo. Quindi giustamente la domanda diceva, se non c'è tanta domanda perché siamo tutti in crisi, se non c'è la domanda perché siamo in crisi, il prezzo del petrolio rimane floscio. E infatti così stanno andando le cose, tant'è vero che il prezzo del petrolio è correlato con le borse in genere, va su bene il petrolio e le borse schizzano, va giù il petrolio. Perché? Perché il petrolio come rame è un sentiment di economia. Se il prezzo sale perché c'è molta richiesta, le industrie lo richiedono e il petrolio come materia prima funge da sintesi dell'andamento del mondo. Questa è la cosa normale, ma subentrano anche gli accordi e la geopolitica. Quindi, se improvvisamente adesso il mondo è in grado di produrre 100 milioni di barili al giorno, improvvisamente Arabia Saudita, Stati Uniti d'America, Russia, ci mettiamo altri grossi produttori, Norvegia, Canada,
decidono congiuntamente di ridurre del 20% la loro produzione, e questi paesi sono importantissimi, ecco improvvisamente che l'offerta cala. Basta. L'offerta che prima era di 100 milioni potenziali al giorno si riduce a 70. Si riduce a 70. Ma la richiesta, abbiamo detto che non è zero, da 100 è passata a 85. Quindi 70 va di fronte all'esigenza di 15 milioni in meno di barili, perché sono tutti col coronavirus, ma sempre sussiste, va a impattare con una drastica riduzione dell'offerta e si genera l'incremento di prezzo. Quindi, in buona sostanza, adesso l'ho spiegata dall'inizio. Quindi, in buona sostanza, il prezzo si riduce quando c'è minore richiesta, ma anche quando c'è minore offerta. Tutto qui. Quindi se il prezzo può salire se gli arabi, l'abbiamo detto, se arabi, americani e russi decidono di ridurre congiuntamente le quote, anche se sono tutti malati col coronavirus e nessuno utilizza o pochi utilizzano il petrolio, può ugualmente incrementare. Perfetto, a proposito di arabi, Alessio dice, c'è una news, è stato chiesto agli arabi di organizzare il G20 dei produttori dell'oil. Quindi poi sempre sul WTI che mantiene un alto hype, quindi ci sono molte domande sul WTI, c'era qui, però me la sono persa, aspettate perché arrivano poi sempre altre domande. Vabbè, poi ne facciamo un'altra, però se la trovo poi Tony te la faccio. Passiamo invece sull'S&P perché c'era un commento in cui un utente ti chiedeva se secondo te l'S&P potrebbe stornare di un ulteriore 20%, però non solo chiedeva, non ha chiesto soltanto se appunto potesse stornare del 20%, ma anche lo motivava. Ah, ok, l'ho trovato. Michele, gli attuali prezzi dell'S&P 500 appaiono in linea con le medie storiche, ma non CIP PE, che credo sia Price Earning, possiamo sperare in un meno 20% per andare sui 2000 punti? Allora, Ovviamente nessuno lo sa, so Tony, però ovviamente. no, ci sono delle scuole di pensiero. Oggi facciamo proprio la lezione. Prendi tutte le persone qui, ci sono delle scuole di pensiero. Allora, c'è il tradizionale che fa il webinar e va in televisione, la scuola tradizionale che ti dice: si mette lì, guarda il ciclo, guarda gli angoli, guarda il doppi minimi, che ne so, le forchette di Andrew, guarda delle cose, e da lì, tipo quel Fabio Este che mi dava lezioni sulla mia bacheca, che aveva deciso che doveva arrivare a 8.680 il FTSE MIB, che lui l'aveva previsto, perché con gli algoritmi, e ti dicono delle cose così. Queste cose che dicono, ci metto io la faccia, sono panzanate in questa situazione, premetto, in questa situazione nuova, clamorosa, che stiamo vivendo, dove chiunque parli con sicurezza è un ciarlatano, chiunque, almeno che non sia uno scienziato, un medico o uno, chiunque deve parlare in maniera ragionevole, perché come fai a asserire che abbiamo già visto i minimi, come fai? Non si può mai, ma in questa situazione ancora di più. Tutti quei metodi previsionali basati sui grafici vanno anche bene, ma possono darti delle probabilità, magari migliori, delle probabilità migliori di ti danno delle probabilità migliori di arrivo. Quindi uno può dire: guarda, secondo i miei studi di Gann è facile che si arrivi a 21.000. Ma se uno dice si arriva a 21.000, x 1.000, eccetera, qui sta andando bene. Guardate che crollo l'S&P. Quindi 2.000. Io, una persona seria ti dice, cioè io, almeno quando parlo, per me 2.000 punti in questa situazione qui si possono vedere
al 50%. E sono serio. Per me al 50% è possibile vedere 2000 punti. Questi dovrebbero essere i master trader o chi fa delle previsioni. Devi dare delle percentuali di verificabilità. Dire no, si vede 2000. No, come faccio io a dire si vede 2000? Ma sempre, io dico per me, c'è una buona probabilità che si possa perdere il 20%. Quant'è questa probabilità? Buona, 50%. Ma non è che perché sono furbo, perché proprio dentro di me, io mi avete visto con sicurezza, quante volte ho detto loro con sicurezza, magari le sbaglio anche. Banca Intesa, sono stato 7 mesi a dire che doveva fare 1,72 per forza, ma lì io avevo dei motivi perché so le cose, cioè ho dei motivi di ordine fondamentale, so bene come funzionano le banche, so quanto i tassi bassi valgano, facciano male alle banche, so quanto l'economia italiana purtroppo è asfittica, so il modello che le banche non riescono a prestare denaro e non hanno margini di intermediazione, so che fanno dei quantitative easing da morire, che questo li penalizza, so che il sistema bancario arranca e quindi per me doveva arrivare lì per forza. Ma ho dei motivi, non perché c'è la linetta. Ecco questa è la differenza. Se uno mi dice, guarda, va lì perché l'algoritmo mi può dire quello che vuole, io faccio, ah, cioè mi sembra un cretino, capito? Io sono fatto così, infatti sto sul cavolo a molte persone perché ci prendo e vivo di questo. Quindi posso dire la mia come altri possono dire la sua, però una risposta corretta è solo in termini probabilistici. Al 50% secondo me ci può arrivare. Perfetto, Tony. Chiudiamo con una domanda, Marco, la famosa scucchiaiata sul finale, fine giornata. Io mi sono messo, non so, Tony, cosa ne pensi, però un buy sotto il minimo, scucchiaiata da sotto, ci può Bella, stare? bella, la domanda finale è bellissima. Allora, come avete sentito, io adesso ero short, l'avevo detto, insomma, ho ricomprato con quel rumore e sta scendendo molto. Allora, qui facciamo i pagliacci, cioè io mi faccio il pagliaccio perché ho appena detto che chi fa le previsioni con sicurezza è un pagliaccio, per cui lo faccio io. E io un po' vado come ragiona la borsa. Allora, le ultime quattro riunioni, le ultime quattro venerdì, gli ultimi 10 minuti, l'ultimo quarto d'ora è stato di fuoco. Sempre di fuoco, perché l'abbiamo già spiegato, gli ultimi quattro venerdì, sostanzialmente avere un gap, avere dei titoli, in questa situazione qui scoccia. Scoccia per mille motivi, perché in un weekend possono arrivare delle brutte notizie, possono aumentare il contagio, per cui psicologicamente fai fatica. Secondo me oggi, lo dico perché la borsa è furba, questo potrebbero anticiparlo di un'oretta, perché sono tutti coglioni, cioè tutte le volte, addirittura venerdì scorso, l'ultimo un'ora prima è salito tutto in maniera violenta per poi scendere l'ultima mezz'ora. Cioè, non può farla ancora. Per cui, se uno volesse tentare, o vuole ricoprirsi dallo short, o vuole tentare la cucchiaiata da sotto, così è, lo dico, sorrido perché è un po' una pagliacciata quello che dico. Io se chiuderei le posizioni short, o comprerei per tentare e tenere anche una piccola posizione, perché no? Perché anche gli ultimi lunedì sono stati tutti rossi, quindi tutti dicono domani è rosso e li insaccano. Funziona così, cioè prima o poi li insaccheranno gli shortisti del sabato, no? Ecco, per cui se uno vuole scucchiaiare da sotto va bene, sui minimi va benissimo, potrebbe essere 2,475 circa, ma anche un pochino di più di Standard & Poor's, 7,510, 7,520 di Nasdaq, FTSE MIB in after hour potrebbe essere, ve lo dico, il future potrebbe essere 16,350 come prezzi, e il DAX, così finiamo tutto, potrebbe essere 9,440. Ecco, oppure si tura il naso e compra ai prezzi delle 21, 21,15. Non lo so, perché
è troppo, sarebbe veramente smaccatamente strano che ripetesse per la quinta volta il si salva, salvate tutti, salvate il soldato Ryan alle 22. Però questa è una stupidaggine che sto dicendo, è un bias, un bias, qualche cosa così. E stavolta magari non mi aspetto le stesse cose delle ultime volte. Tutto qui. Perfetto, Tony, io la provo, vediamo come va. Ognuno ovviamente è responsabile sempre delle proprie operazioni. Ok, noi ci diamo appuntamento a lunedì, sempre con Tony, alle 8:45. Quindi abbiamo risposto alla maggior parte delle domande, ce ne sono ancora alcune a cui non siamo riusciti a rispondere, però diciamo che abbiamo coperto buona parte degli argomenti. E quindi lunedì alle 8:45 siamo nuovamente qui. Poi chi vuole segue un po' l'analisi retail che faccio la sera alle 21. Questa sera c'è sempre il webinar, sempre gratuito, a cui potete iscrivervi dal sito di Tickmill. Quindi per chi vuole, io questa sera alle 21 sono con il webinar, e mentre con Tony ci vediamo lunedì alle 8:45. Buon weekend a tutti. Grazie Tony, come sempre, numero uno. Grazie.